torniamo al dottor D'Alessio. Parlavamo di prevenzione. Allora, insomma, cominciamo un po' a immaginarci cosa fare rispetto alla propria salute. Possiamo, ecco, usare questo termine senza abusarne, insomma, in modo sconsiderato. Sì, nell'obiettivo salute che ci siamo un po' prefissati di perseguire, abbiamo visto che più circa il 60% dei genitori non sono a conoscenza degli apporti nutrizionali ottimali per i propri figli. E quindi di conseguenza io, proprio per fare un esempio semplice, mi sono portato dietro un succo di frutta e una di quelle merendine che i bambini portano. Di cui abusano. È difficile leggere l'etichetta perché le scrivono tutte piccolissime, però mi sono fatto un ingrandimento. E quindi leggo. Sono tutti prodotti contestabili da tutti i punti di vista, lo anticipo prima. Quindi di conseguenza, grano tenero di tipo 0. Siamo abituati a sto tipo 0, sì. Però è chiaro che è un grano prettamente raffinato, quindi non va bene. Confetture di ciliegie, e qui ha messo il 24%, con zucchero e purè di ciliegie. Poi c'è margarina vegetale, correttore di acidità, acido citrico. Nella margarina vegetale troviamo grasso di palma, acqua, olio di semi, di girasole. Poi abbiamo delle uova, qui dice uova fresche, però è da accertarsi. Aromi, tra parentesi latte. Emulsionanti sono quei prodotti che rendono il prodotto più spalmabile, più palpabile, più si scioglie in bocca, via, ecco, sì. Per dire, non devi neanche masticare. E poi c'è il sale, un altro prodotto oltre allo zucchero, c'è pure il sale, che sono quei due prodotti che da un secolo a questa parte sono stati messi nel mercato e praticamente coprono qualsiasi tipo altro di sapore. Cioè, uno vuole coprire il sapore, ci mette il sale e quindi sa solo di sale. Vuole coprire zucchero, che sono tutte e due conservanti, lo devono mettere per forza perché conservano di loro, però vanno a togliere quello che è il gusto del prodotto, e quindi li uniforma. E quindi il bambino è più legato a questi sapori rispetto a un sapore morbido, per esempio, o uno soft. E poi ci sono gli acidi grassi di gliceridi, monodigliceridi, e poi ci rimettono un'altra volta il tollo all'uovo. Può contenere tracce di frutta di guscio, di sesamo o di soia. E gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Cioè, rispetto a un pane e pomodoro, a un prodotto fatto dalla mamma, un prodotto fatto a casa, è chiaro che c'è una grossa differenza. E quindi il ragazzino, a lungo andare, se continua a mangiare questi prodotti, accumula tossici. Accumulando tossici, a un certo punto dice: ma perché mi è venuta l'allergia al prodotto tal detali? Io non sono allergico. È perché c'è un cumulo a livello organico di tutti questi prodotti giornalmente. E quindi di conseguenza tutte le patologie si chiamano patologie emergenti, perché sono patologie nuove dovute al nostro stile di vita. Questo è molto semplice e abbiamo la risoluzione. Qual è la risoluzione? Quello del prodotto fresco. C'è poco da fare. Prodotto rivalutato in zona, che arriva sulla tavola in poco tempo, che non ha bisogno di stoccaggio, di frigoriferi, di... Faccio una domanda, anche questa, abbastanza provocatoria, no? Nel senso dei...
le strutture adibite a curare, no? Le persone, quindi gli ospedali, insomma un po' queste cose. Ecco, l'utilizzo del fresco è molto minimo, o sbaglio? Cioè c'è una sorta di contraddizione anche in questo, cioè in realtà noi abbiamo malati che vengono curati nelle strutture ospedaliere e poi la mensa interna probabilmente alimentata in modo probabilmente sbagliato o no? Sì, cioè questo per capire sì, meglio. Sì, ma in effetti c'è una contraddizione enorme, perché quali sono le regioni che hanno più problemi da questo punto di vista? Sono le regioni meridionali, che non le dovrebbero avere, perché sono coloro i quali producono prodotti della dieta mediterranea. Come mai succede questo? Ecco, anche il gas si potrebbe introdurre per esempio nelle varie case di cura, nelle associazioni degli anziani, negli ospedali, sì. È un discorso che potrebbe nelle scuole, nelle mense generali, come no? Contribuire al cambio, come dire, di mentalità di operatività che porta, insomma. Ma in questa maniera rivalutiamo sbagliati. Il prodotto nostro, il prodotto di nicchia. Sì. Mo faccio l'esempio, fagiolo di riccia, i ceci di Petrella, il pomodoro San Marzano, cioè abbiamo i prodotti, certo. Rivalutiamoli, rimettiamoli in circolo, perché c'è gente che ha ripreso i vari semi e li sta... Fa il semenzaio a dire la verità ci sono anche alcune cooperative che sono nate ultimamente che stanno producendo, quindi danno il senso di una produzione più attenta, ecco, e quindi già sono presenti sul mercato anche attraverso prodotti biologici, oppure un senso di attenzione. Un'altra cosa importante, dobbiamo valutare la parte geografica del territorio. Noi abbiamo tanti terrazzamenti, sì. Che va dal mare fino alla montagna, e tutti questi terrazzamenti hanno una tipicità, e ogni zona ha un prodotto a sé stante, il prodotto di montagna non a caso, il gusto ci guadagna, ma non ci guadagna solo il gusto, ci guadagna anche la parte nutrizionale. Sì. E poi abbiamo un riscontro, una caduta sul piano dell'economia, economico, che si dovrà risalvare. Economico, notevole. Siamo d'accordo. Nicola, io torno a te con un aspetto molto particolare. Il Campobasso nascerà un altro centro commerciale, si pensa, un altro supermercato, quindi altri elementi che fanno parte di questa cultura del profitto, possiamo dirlo così, certo. In modo molto preciso, cioè una cultura che si spinge più sul piano del profitto che sul piano della salute dei propri consumatori, per capirci. Quindi le aperture sono altre, no? Sono altre. Sì. Ecco, allora, la domanda provocatoria che ti faccio è questo: abbiamo bisogno di altre aperture in una città già di per sé abbastanza coperta da satura. Questo punto di vista, satura, e poi il ruolo come dire, delle istituzioni sul piano delle leggi, perché io credo che anche questo debba avere un senso di attenzione. Io non so se la legislazione regionale riesce per esempio a coprire una serie di tutele dei cittadini molisani sul piano della salvaguardia della salute. L'altro aspetto è quello delle scuole, che diventa veicolo di costruzione culturale, insomma, è dalle scuole elementari che probabilmente comincia una sorta di dimensione nuova, no? Quindi insomma, come dire, i ruoli delle comunità, le nostre sono 136 comunità piccole, perché la città più grande è Campobasso, ma non possiamo dire che ha un livello di metropoli, insomma tutt'altro, è una piccola cittadina. Allora insomma, credo che in tutto questo, ecco, i ruoli siano importanti. Ora, fermo restando che l'assessore al commercio del comune di Campobasso sia riuscito a capire l'esigenza di valorizzare due mercati presenti a Campobasso, come il mercato coperto, storici, tradizionali, che hanno
la possibilità probabilmente di essere utilizzati con un grosso impulso. Certo. Il CEP e quello del mercato coperto di Campobasso, io credo che sia una scelta da non dismissione. Già questo, voglio dire, è importante, perché fino all'altro ieri c'era un senso di dismissione totale. Anche altri progetti, esatto, molto più preoccupanti. E quindi su questo punto, voglio dire, allora, come stiamo messi? Ecco, questo è quello che vorrei insomma capire un po' meglio, anche insomma a nome dei nostri telespettatori. Ok, allora le domande sono molte, io le ho appuntate. Sì, sì, ma sono molte, ma voglio dire, io le ho rivolte a te, ma sono ecco, rivolte anche agli altri, per capirci. No. Allora andiamo per gradi. Tu hai utilizzato il termine consumatori. Sì. Qui non si parla più di persone. Noi all'interno del gas, come giustamente ricordava Mario, il gruppo è fatto da persone, non è fatto da consumatori. Ma io l'ho usata apposta come provocazione. Certo, ma le parole sono importantissime, perché quando si fa appunto nella grande distribuzione, lì si entra come consumatori, esatto, non come persone. Dunque c'è una massificazione. Noi puntiamo esattamente al contrario, a rivalutare la persona, mettiamo al centro la persona. Poi, se abbiamo bisogno di altri centri, io vorrei risponderti in questo modo. Io abito nella zona proprio dove ci sono i centri commerciali. Allora, per quasi 4 anni è stato costruito uno. Per 4 anni. Allora, la domanda che mi sono fatto, ma questa gente quando rientrerà dell'investimento? Perché tenere squadre di operai che si sono adoperate anche a Pasqua e a Natale, giusto per fare un esempio, chi viene ad investire in una terra come il Molise per 4 anni solo per costruire la struttura? Poi mi sono informato di quanto costa un box all'interno di una di queste strutture. Parliamo di 800 euro mese, che non sono cifre eccessive. Una minima metratura? Sì, per intenderci, una delle nostre associate aveva preso, una delle nostre produttrici, una superficie abbastanza ampia, però parliamo, ecco, la cifra è questa. Io mi fermo qui, dunque lascio all'intelligenza di chi ascolta. Altro aspetto, le leggi regionali. Io vorrei rendere merito al presidente Frattura, del quale io personalmente come gruppo abbiamo chiesto le dimissioni, però nel rispetto dei ruoli e della correttezza va dato atto sia al presidente Frattura che alla consigliera consigliera Lattanzio di aver proposto appunto una proposta di legge. Rafforzare appunto l'azione di prevenzione e cura dell'obesità, difendendone metodologie, modalità, attività correlate e quant'altro. Dunque, questo progetto di legge, io non so da quanto tempo giace nei cassetti della... quello che è dell'Europa, poi, tra l'altro. Adesso consenti a me di aprire una piccola parentesi. Vedi, io prima ho citato la Costituzione. La nostra Costituzione è tra le migliori al mondo, però ce n'è una che è addirittura migliore della nostra. E viene da uno dei paesi cosiddetti del terzo, se non del quarto mondo, ed è l'Ecuador. Perché qui si parla di impegni. Nella Costituzione dell'Ecuador, all'articolo 14 e agli articoli 340, il governo centrale non si impegna a fare queste cose qui, si obbliga, perché lì hanno messo al centro la tutela della natura e tutto quanto quello che ruota attorno, Ecuador. Allora qui voglio dire, noi stiamo ancora parlando di disegni, no? Allora noi vogliamo obbligare, perché una classe politica degna di essere chiamata tale non prende impegni, prende obblighi, così come noi ci siamo obbligati a fare il gas. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori che l'azione del gruppo di acquisto solidale è paritaria, perché questa cosa qui noi la facciamo come volontari, nessuno di noi prende soldi. Era sicuramente nel... Dunque sulla scuola non anticipo adesso quello che faremo, perché posso soltanto accennare a questo. Tu eri presente il 22 ultimo scorso, noi abbiamo avuto 2 relatori di fama internazionale, Angelo Consoli, collaboratore di Jeremy Rifkin, giusto per fare 2 nomi, e Massimo Piras, primo firmatario della legge Rifiuti Zero. Allora queste 3 cose vanno di pari passo. Noi abbiamo cominciato con l'alimentazione, perché ogni giorno il Comune di Campobasso scarica nella discarica di Montagano qualcosa come 130 tonnellate di rifiuti. Un terzo di quelle 130 tonnellate riguardano proprio
l'alimentare e l'agroalimentare. L'altro aspetto riguarda proprio i chilometri zero, non il chilometro zero. La dizione esatta è chilometri zero, perché se noi dovessimo parlare di chilometro zero vuol dire che dovremmo avere i campi sotto casa, questo certo, non si può fare. Ma anche per scaramanzia noi non anticipiamo niente, ma posso soltanto dirti e dire ai nostri telespettatori che ci sono due pagine sui chilometri zero che noi abbiamo messo già a punto. Sì, sulle comunità, tu ricordavi 136 comuni, abbiamo ad oggi in Molise qualcosa come 159 prodotti diversi agroalimentari su 136 comuni e al di là della, mi dispiace dirlo, del blocco totale da parte dell'amministrazione pubblica, il Molise ha fatto un salto qualitativo in avanti da fare paura, perché è al settimo posto in Italia per prodotti tipici. Però il Molise deve reggere il confronto con territori come Lombardia, come Sicilia. Allora, per quanto noi siamo piccoli, essere al settimo posto in effetti significa essere i primi. Questo è il potenziale e il GAS su questo vuole lavorare naturalmente. Mario, noi abbiamo sempre ribadito, voi per primi, proprio questa forte peculiarità del Molise di essere una piccola regione e di avere in sé un potenziale fortissimo, una vocazione, ma anche un potenziale ad innovare, perché è più facile, no? Nel senso che avendo una dimensione più piccola c'è la possibilità, ecco, di andare a capire meglio le produzioni, conoscere. C'è insomma alcune facilità importanti, però siamo anche una regione attaccata molto. La presenza dei centri commerciali prima significa già qualcosa, significa che è, io non voglio dire la presenza che è sbagliata, cioè nel senso però che sono tanti, no? tutte le cose che sono troppe, no? Diventano problematiche, le ferite inferte al territorio sono ferite mortali quando diventano tantissime, quando si mettono tutte insieme, no? E allora insomma io ti chiederei proprio questo, insomma siamo entrati proprio nell'ultima parte della trasmissione, è chiaro che non abbiamo potuto dire tutto probabilmente, quindi le dobbiamo seguire sicuramente attraverso le vostre iniziative nel successivo. Però insomma adesso che fare? È importante questo, cioè che tipo di messaggio in questo momento diamo ai nostri telespettatori? Che cosa ci aspettiamo che facciano già subito? Insomma, intanto, Peppe, io credo che adesso non ci siamo più alibi e non ci siamo più giustificazioni. Attraverso le preziose parole espresse dal dottor D'Alessio abbiamo compreso quali siano i seri rischi a cui esponiamo i nostri figli, i nostri bambini. Per cui a questo punto noi ci siamo preoccupati di preparare il terreno, noi ci siamo preoccupati di trovare una giusta alternativa. Adesso abbiamo bisogno però di una partecipazione, come dicevo prima. La partecipazione diventa necessaria nel momento in cui si possa permettere di costituire una base allargata. Per cui la mia idea, il mio obiettivo, il mio sogno sarebbe quello di vedere ripopolati queste strutture pubbliche, di innescare questo circuito virtuoso attraverso il quale poi subentri un processo di crescita culturale graduale che possa consentirci il recupero anche nei rapporti familiari e sociali. Per cui io ribadisco, adesso è giunto il momento di agire. Per cui abbiamo parlato di tutti i vantaggi che possono scaturire da questa scelta. Abbiamo parlato anche di vantaggi economici, perché, ripeto, se allarghiamo la base dei consumatori, inevitabilmente è una legge di mercato, i prezzi si abbassano, ma noi ci siamo preoccupati già in prima battuta, all'avvio, di garantire quantomeno i medesimi prezzi che propone la grande distribuzione, l'industria alimentare. Per cui da questo punto di vista le famiglie hanno la garanzia che, oltre che ad avere la certezza della bontà, della genuinità, dell'assoluta affidabilità dei prodotti, hanno anche la certezza di un risparmio economico.
sì, che non è cosa. Probabilmente si tratterà di fare due passi a piedi, di non prendere l'auto e di non usare il carrello, presumo. Molti dei nostri produttori si sono resi già disponibili con la consegna a domicilio, dunque sì. Pensiamo soprattutto alle categorie svantaggiate, agli anziani, e questo può aiutare ancora di più le persone, perché naturalmente i nostri produttori sono obbligati, attenzione, a diventare soci dell'Osservatorio Molisano sulla legalità, altrimenti noi faremo esattamente quello che fa la grande distribuzione. Non dobbiamo acquisire clienti, noi non dobbiamo acquisire clienti, perché noi non dobbiamo vendere nulla a nessuno, sono i produttori che venderanno. Certo. E potranno essere anche loro stessi, oltre che sentinelle del territorio, farsi, come dire, in qualche modo portavoce e ascoltatori in questo caso di quelle che sono le esigenze dell'anziano, del ragazzo disabile o di chi può avere dei problemi. Dunque, gruppo di acquisto solidale. Certo. Bisogna rafforzare un po' questo. In pratica, con questo sistema che è fondato sul win-to-win, vincono tutti se tu ci fai caso, non c'è nessuno che perde. Mentre le altre strutture devono scalzare la concorrenza, qui è esattamente il contrario, noi aggrediamo. Assolutamente. E io vorrei, insomma, sottolineare un aspetto, perché sennò può sembrare, come dire, sbagliato il modo in cui viene, insomma, offerta la comunicazione. Cioè, non si tratta di colpevolizzare gli altri aspetti, no? Che sono quelli del, che abbiamo detto noi del centro commerciale. Si tratta di dire esclusivamente che sono altro, è un altro tipo di percorso, è un percorso legato a un mercato, legato a un profitto, insomma in questo caso è legato, ecco nel nostro caso, nel gruppo, è legato al senso della solidarietà, quindi è un meccanismo che si inserisce tra le persone che partecipano e che migliora sicuramente tanti di quegli aspetti. Ecco, siamo arrivati alla fine, ripeto, io insomma direi di seguire poi nel prosieguo tutte le iniziative. Ecco, noi ci augureremmo che Peppe, che la vostra emittente, la tua emittente, come ha sempre mostrato, continui a mostrare la sensibilità, l'attenzione. E ci segua, insomma, nel senso assolutamente che... la vostra presenza oggi è una presenza che per noi, come dire, è fortemente qualificante. Noi ti ringraziamo. Non oggi, insomma, abbiamo parlato della crisi di Sella, non pagherai la tessera del gas. abbiamo parlato nei nostri TG di altre cose, quindi ecco, insomma, un po' lungi da noi, insomma, il senso proprio di quello che avviene, c'è una realtà. Chi è sul territorio ha il polso della situazione. Se qualcosa succederà e se questo paese ritornerà ad essere un paese degno di essere chiamato tale, potrà venire solo ed esclusivamente dal sud. Assolutamente. Allora, però io non voglio chiudere con voi in questo modo, cioè invece voglio chiudere nel modo consueto, no? Sì. E io ho questa, ecco Nicola, che è un affezionato, no, delle trasmissioni. Un'ultima provocazione. Esatto, un'ultima, ma non è una provocazione. Indirizzata al Presidente. Io mi tolgo di mezzo e resta il fatto di una comunicazione vostra, ognuno di voi ha a disposizione un paio di minuti per rivolgervi direttamente ai nostri telespettatori. Quindi insomma, non viene filtrato da nessuna domanda, ma una ultima considerazione vostra, un appello, quello che volete, insomma scegliete voi di farlo. Io insomma comincerei da Mario per poi insomma passare per il dottor D'Alessio e finire con Nicola. Beh, Mario, per te. Intanto, io eviterei di toccare altri aspetti della questione, perché avrete capito, gentili telespettatori, che il campo su cui ci stiamo cimentando è un campo molto, molto complesso. Tornerei invece piuttosto alla possibilità che ciascuno di voi possa informarsi. Contattateci per conoscere le modalità e i termini di queste e di tante altre operazioni. Seguiteci, abbiamo un blog gestito dal nostro blogger, nonché presidente Nicola Frenza. Quindi vi invitiamo a, se non altro, a seguire ciò su cui siamo impegnati. Abbiamo bisogno di una maggiore, una più massiccia presenza per poter abbreviare i tempi di raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Ringrazio per la
disponibilità per l'attenzione. Grazie Mario. Dottore. Volevo ribadire il concetto che noi siamo fatti di energia, quindi abbiamo bisogno di incamerare una certa quantità di energia, però questa energia deve essere un'energia pulita. E quindi di conseguenza io inviterei tutti quanti a meditare su questo, soprattutto chi ha bambini piccoli, chi ha famiglia, chi ha qualche persona anziana in casa che ha bisogno di essere aiutata, e spostare la medicina dall'ospedale a casa. E come si fa questo? Facendo soltanto con l'alimentazione. E quindi invito tutti quanti a meditare su questo concetto e eventualmente a collaborare con noi, col GAS e col gruppo solidale, per cercare un pochino di ampliare questo concetto che secondo me paga. Assolutamente sì. Nicola. Io ho poco da aggiungere rispetto a quello che hanno detto Mario e Antonio, e mi rivolgo alle mamme dicendo che fino a questo momento potevate anche ignorare determinate cose, però da questo momento non ci sono più scuse, perché siete state informate. Poi potete farlo o non, è un altro problema. Tornando a quanto ha detto Mario poco fa, per quanto riguarda quello che diceva Antonio ha parlato di potere elettromagnetico degli alimenti. Che cos'è il potere elettromagnetico degli alimenti? Non è quello chimico-fisico al quale noi siamo abituati, che i dietologi, no? Tot chilocalorie. Voglio raccontarvi un piccolo aneddoto e chiudo. Nello scorso secolo, a metà dello scorso secolo, un ingegnere che si occupava di elettromagnetismo era stato dato per spacciato dalla medicina dell'epoca, dopo aver consultato i migliori specialisti. Siccome si occupava di elettromagnetismo, ebbe l'intuito di cominciare a vedere le capacità elettromagnetiche degli alimenti. Bene, si è salvato. Lui ha capito che ci sono degli elementi vivi, quello che diceva prima Antonio, che hanno una vibrazione in Armstrong che va dai 7 ai 9.000 Armstrong. Poi c'è una sorta di terra di mezzo, che è costituita da altri elementi con un potere più basso, fino ad arrivare ad elementi, molti dei quali sono stati già citati dal dottor D'Alessio, hanno un potere elettromagnetico, dunque un potere vitale prossimo allo zero. Gentili signore, care mamme, provate ad immaginare quali sono gli elementi più ricchi di vita. Io ve ne cito qualcuno. Verdura cruda di stagione, dunque deve essere fresca, dunque deve provenire dal territorio. Frutta secca, succhi fatti in casa e bevuti subito, non quelli conservati. Poi frutta oleaginosa, mandorle, noci, eccetera. Nella seconda fascia, sapete che cosa c'è? Carni, salumi, uova, latte bollito, caffè, tè, cioccolato, marmellata, formaggio, per arrivare poi ai cibi che non hanno nessun potere energetico, quali alcol, zucchero, margarine. Grazie e speriamo di avervi, se non tutti, in buona parte soci del nostro gruppo di acquisto solidale, e grazie a te e all'emittente. Grazie all'Osservatorio Molisano sulla legalità e grazie a Mario Mandrone, Nicola Frenza e al dottor Antonio D'Alessio. Ci ritroveremo sicuramente in una delle vostre iniziative oppure in un'altra trasmissione per fare un po' il punto della situazione. Quindi grazie e naturalmente grazie a tutti i nostri telespettatori. A presto.